Buongiorno, buongiorno da Laura qui. Approfitto rapidamente. Fra un po' ci vediamo a Coffee Break, dove torno dopo, non so, dopo 2 anni. Una delle tante trasmissioni dalle quali il mio ingresso in politica mi ha separato, perché è paradossale, ma per motivi tutti da appurare, insomma, il mio ruolo nel dibattito mi assicurava una presenza sui media molto superiore prima del mio ingresso in politica che non adesso. E ci sono 2 ordini di motivi che spiegano in parte questo fatto: uno oggettivo e l'altro soggettivo. Quello oggettivo è che la vita politica è abbastanza massacrante e non so come facciano i miei colleghi, tanti, vabbè, il caso più eclatante ovviamente è quello di Matteo Salvini, a sottoporsi dopo le maratone parlamentari, gli incontri, eccetera, eccetera, negoziati più o meno riservati, anche alle necessarie, insomma, alle necessarie frequentazioni con i media, perché naturalmente, come immaginerete, essere lì, dover pesare ogni parola, non reagire alle provocazioni, essere sempre, fra l'altro, uno contro tutti, un certo peso, una certa fatica te la mette addosso, insomma. E quindi un conto era quando da docente universitario organizzavo io più o meno i miei tempi, ovviamente compatibilmente con quelli della didattica, insomma, in classe ci sono sempre andato e sempre con piacere. E un conto invece è il mondo della politica, dove i tempi te li organizzano anche gli altri, insomma, e quindi le giornate spesso si presentano quiete e poi invece entri in un delirio e a una certa ora ti ricordi che devi anche andare in televisione. Poi le trasmissioni della mattina sono tutte ovviamente diciamo precluse dall'ovvio fatto che c'è l'aula, e quindi, e questo è il dato oggettivo. Il dato soggettivo è che nella prima fase della legislatura e della mia vita politica, quando eravamo cannoneggiati da quelle istituzioni formali come l'Unione Europea e informali come il sistema dei media, che avevano un unico obiettivo politico, quello di farci fuori, a prescindere dalle conseguenze per il paese, per i cittadini e per se stesse, in alcune circostanze e in alcuni momenti, per evitare di alimentare polemiche stupide, figlie di quel provincialismo culturale italiano che tante volte l'onorevole Giorgetti ha deprecato, figlie di quella temperie culturale in cui si nega un dibattito che esiste ovunque, che è quello sulla moneta unica, ma più in generale sull'integrazione europea, e si portano avanti dibattiti che non esistono da nessuna parte, come quello sul cosiddetto MES sanitario, peraltro sanitario è il nome elegante di un'altra cosa, insomma, è un aggettivo ma anche un sostantivo, diciamo così, ecco. E per evitare polemiche figlie di questo ambiente culturale, dove culturale, diciamo, è un aggettivo fortemente esagerato, ma insomma, poi cultura ha un'accezione neutra, scusatemi, c'è è un sistema di valori, ma può anche essere un sistema di disvalori, insomma, ecco, non per evitare questo spesso ho preferito lavorare a testa bassa nell'ombra, stare lontano dai dibattiti, stare lontano dalle provocazioni. Quando mi dicono, sai, quel giornale lì oggi ti attacca, boh, vabbè,
probabilmente chi ha scritto il pezzo lo ha anche letto. Io non, diciamo, prima della rivelazione delle chat di Palamara passavo questi articoli all'avvocato. Dopo la rivelazione di quelle chat, non me ne vogliano i tanti magistrati onesti, che però, insomma, hanno anche facoltà di farsi sentire, questo nessuno gliela toglie, sicuramente non io. Dopo la rivelazione di quelle chat non le passo neanche all'avvocato, e così quegli articoli li legge solo chi li ha scritti. Ma quindi, voglio dire, non credo che ci fosse altro da fare se non restare un po' indietro per evitare di mettere in difficoltà così alimentando attacchi strumentali l'intera squadra. Quindi adesso che diciamo siamo in opposizione, quindi abbiamo una maggiore necessità di farci sentire dai nostri elettori, perché non abbiamo il megafono del governo e dell'apparato mediatico che lo sostiene, e adesso anche che il lavoro per certi versi ha un'intensità diversa, diciamo, dal punto di vista, sotto diversi punti di vista, sto cercando di andare di più, e quindi qualche giorno fa ho parlato con la nostra comunicazione, ho detto: ma io non vedo Pancani, credo, da 2 anni, 3 anni, e quindi più tardi lo vedrò, anche se purtroppo in collegamento. È una brava persona, una persona che ha manifestato nei riguardi del dibattito una sincera attenzione, una sincera curiosità. Ecco, la curiosità e il rispetto sono due elementi fondamentali, secondo me, del progresso umano, della civiltà. E purtroppo sono rari, ma sono talmente preziosi che ne bastano una poca modica quantità in poche persone per mandare comunque avanti la baracca, altrimenti saremmo ancora vestiti di pelli e diciamo così, il voto degli emendamenti si farebbe non alzando la mano ma alzando la clava, insomma. Ma invece, tutto sommato, un minimo di civiltà c'è. Sono anche un pochino scettico, ve lo devo dire, rispetto a quelli che forse perché giustamente, io sono il primo a dire che dopo una crisi economica di queste dimensioni e dopo che le misure prese per l'emergenza sanitaria hanno ulteriormente vessato e sottoposto attenzione la popolazione, ci sta anche che qualcuno sia un po' depresso. Però vedete, tutta sta cosa, è la fine della nostra civiltà, l'agenda, il reset, eccetera eccetera, sì, vabbè, è sempre stato. Io non credo che ci sia un singolo secondo della storia dell'umanità che non sia stato la fine della civiltà umana, per qualcuno e direi anche forse per la maggioranza, però si va avanti. Sarebbe tanto meglio e tanto più utile se si mantenesse un po' di freddezza, che non significa non difendere i propri valori, non affermarli. Significa, se posso, ma proprio molto sommessamente, non assumere toni da tregenda, perché il ridicolo non è una buona arma di lotta politica. Ecco, mettiamola così, cioè, insomma, anche basta. Vabbè. So che incontrerò il sindaco di Bergamo, una bella città, il presidente di un'associazione di costruttori, e ci saranno giornalisti per alimentare il dibattito. E questo è. Quindi, diciamo, suppongo che il modulo sia il solito del 4 contro 1, però in un ambiente gradevole. Poi, insomma, come dire, male non fare, paura non avere. Uno dice le sue cose, se gliele fanno dire, se non gliele fanno dire, come feci notare a un altro conduttore un pochino meno corretto, ascolta, c'è sempre qualcosa da imparare. Poi sul resto, oggi, diciamo, le dichiarazioni di inammissibilità fatte e pronunciate alla Camera
dal presidente Melilli, che ha sostituito il presidente Borghi, sono state una valanga, e quindi sono state una valanga anche i ricorsi, e quindi le pronunce sui ricorsi non si sono potute avere ieri sera alle 7, come era previsto e come vi avevo detto, ma si avranno questa mattina fra un po'. Quindi vedremo quanti dei nostri emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, questo interferisce con quali emendamenti segnaleremo. Il deposito delle segnalazioni è slittato dalle 13 alle 16 e quindi noi ci vediamo alle 14 per farvi, insomma, così. E basta, questo è. Poi la settimana finisce perché in Senato, diciamo, la trattativa sui ristori è completamente spiaggiata. Qui alla Camera inizia la trattativa sui segnalati, c'è quel famoso tema degli 800 milioni dati ai parlamentari per i loro emendamenti, di cui 300 alle opposizioni, rispetto al quale, insomma, vedremo quale sarà la strategia che seguiremo per gestirlo. La verità è che, come facilmente vi immaginate, ve lo diciamo sempre, ormai ve lo dicono anche i giornali, quindi è proprio un dato eclatante. I problemi maggiori in questo momento nella gestione dei provvedimenti li ha la maggioranza. Non c'è nulla di male, per carità di Dio, non vogliamo essere urticanti o aggressivi, però quello è il dato e con quello ci si confronta. Va bene, questo era quello che dovevo dirvi, molto poco. Per una volta, prima di parcheggiare, vi saluto.